una lietissima notizia ha investito l'enorme platea di fedelissimi estimatori di uno dei cantanti più amati d'Italia ed oltre, che ha portato il genere neomelodico nonché il suono che contraddistingue Napoli in tutto il mondo. Gigi D'Alessio, di nuovo, padre. Si tratta del suo sesto figlio ed il secondo con Denise Esposito. Continuano ad arrivare eredi del cantante partenopeo. Pensare che il primogenito Claudio ora ha 38 anni e sono quasi 4 i decenni che lo separano, anagraficamente, dal suo fratellino appena nato. È buffo pensare che la piccola ha dei nipoti, dei fratelli, che potrebbero fargli da genitori, gioia per Gigi D'Alessio. Dalla prima moglie la voce di Napoli ha avuto i primi tre figli, il già citato Claudio, 1986, Ilaria, 1992, ed il più piccolo che tutti hanno conosciuto, amato, a partire da Amici 21 con il nome d'arte LDA, Luca, 2003. Poi, nel 2010, è arrivato Andrea dopo anni al fianco di Anna Tatangelo. Finito in lungo, ed indimenticabile, amore con la collega, Gigi D'Alessio, ha conosciuto Denise Esposito, coetanea della sua secondogenita. La differenza d'età non è mai stata un problema per l'artista e tantomeno per le sue partner. Con Denise sembra andare a gonfie vele e sono sempre raggianti insieme e figuriamoci ora che sono diventati papà e mamma per la seconda volta dopo la nascita del loro primo figlio Francesco, 2022. Ieri è nata a Ginevra e l'annuncio social ha fatto impazzire i fan sotto al post, siete stupendi, auguri. Un bambino ci voleva dopo così tanti maschi, e chi ti ferma Gigi, congratulazioni, scrivono in tantissimi ai ritrovati genitori.